di pubblica amministrazione si parla sempre in maniera negativa, sottolineando ovviamente sempre ciò che non va, però a Best to Brianza piace raccontare storie invece positive che possano essere di esempio per tutti. Ecco dunque che quest'anno la redazione si è inventata questa nuova categoria che è Best Practice, che raccoglie esempi positivi di uffici e di servizi pubblici. Vi invito a leggerle ovviamente con particolare attenzione sul numero oro di Best to Brianza e poi anche nella app Best to Brianza, che è stata pensata ovviamente appositamente, e invito qui con me sul palco a parlare della categoria Best Practice e a premiare il vincitore di questa categoria, Giovanna Pilasi, prefetto di Monza. Buonasera, buonasera, benvenuta. Le piace, immagino, quest'idea di una pubblica amministrazione efficiente ed efficace nei confronti, certo, del cittadino? E credo che di esempi ce ne siano tanti, nonostante si venga come pubblica amministrazione spesso bistrattati, se poi si va veramente a cercare, a voler trovare il buono, lo si trova senza dubbio. Io devo dire che non mi aspettavo di essere qui a dare un premio di questo tipo, quindi ringrazio fortemente gli organizzatori anche per l'onore che mi è stato dato. Noi ringraziamo lei, dottoressa, che tra l'altro è arrivata da poco a Monza, quindi le chiedo che impressione ha della città. È una città molto bella, l'ho detto sin da subito, per tradizioni, storia, creatività, laboriosità. E credo che quello che c'è oggi in questa sala lo rappresenti interamente, passato, presente e futuro. È sicuramente un mix che darà certamente a tutta la Brianza di poter uscire velocemente e alla grande da questo momento di crisi. Grazie, grazie dottoressa, e noi adesso andiamo subito a scoprire chi si aggiudica allora per la prima volta la categoria Best Practice. Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Dico proprio alla rappresentanza del nucleo, Andrea Ila, capitano del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Buonasera, buonasera, buonasera capitano. Senta, di cosa si occupa il vostro nucleo? Innanzitutto, prima di spiegare un po' quello che facciamo, vorrei ringraziare la giuria, i colleghi giornalisti, lo sono stato in passato, in lontano passato, salutare le istituzioni, la sua eccellenza il prefetto veramente sempre molto vicina, e dire una cosa: i premi non si vincono da soli. Io devo dedicare il premio chiaramente ai miei ragazzi, quindi i miei collaboratori sarebbero stati qui ben volentieri, siamo tornati questa mattina alle 3, sono 15 giorni che siamo in Mantova, facciamo sede tra Moglia e Poggio Rusco e stanno facendo tutti quanti un ottimo lavoro. Fisicamente c'è Scala dei Carabinieri del Patrimonio Culturale, Scala dei Vigili del Fuoco, a 8 metri d'altezza di fronte alle pale d'altare. Un applauso. A dedicare il premio ai miei ragazzi, perché senza di loro, senza il gioco di squadra, il gruppo, è una pubblica amministrazione che ben poco può dare e fornire una compartecipazione e in alcuni casi una compassione, cioè un soffrire insieme, possiamo dire. Ci occupiamo di arte, di tutela e conservazione, per rispondere alla sua domanda, in Regione Lombardia, dipendiamo dal Ministro dei Beni Culturali. L'attuale ministro peraltro è di Villa Santa, non è molto lontano qui, è stato anche un mio insegnante e obiettivamente ritengo che oggi rappresenta per noi una piccola consacrazione. Siamo dal 96 in Brianza presso la Villa Reale e obiettivamente ritengo che il premio di oggi è uno stimolo per fare sempre meglio e sicuramente bene. Grazie ancora veramente. Grazie, grazie mille. Anche alle aree di Lecco e di Como, quindi una Brianza allargata.
simile nel modo di fare impresa e nei valori, ma ovviamente con delle sue peculiarità. Allora, partiamo con Lecco? Sì, partiamo con Lecco e conosciamo questi nostri nuovi amici che si uniscono a noi e alla nostra carrellata d'eccellenza. Allora, chiamo qui con me sul palco Mauro Gattinoni, direttore dell'API di Lecco, e Antonio Peccati, vicepresidente di Confcommercio Lecco. Buonasera, senta, direttore, mi rivolgo a lei e le chiedo, ma è d'accordo sul fatto che c'è un modo comune di fare impresa in quella che abbiamo chiamato la Brianza allargata? È stato detto più volte da illustri relatori prima di me, fare impresa è un fatto culturale, è espressione di un territorio, è espressione della gente, è espressione della vita delle persone che lavorano e che hanno creato cose, prodotti e grazie a questo hanno conquistato il mondo. Quindi è vero, esiste un modo autentico di fare impresa e tutti voi lo state dimostrando tutti i giorni nelle vostre aziende. E cosa porterà Lecco questa iniziativa? Ma sicuramente è inserirsi in un circuito prestigioso, creare nuove relazioni, creare alleanze, lo si diceva anche prima, quindi lo ripeto, la rete farà la forza e quindi partiamo dalle associazioni, dalle istituzioni, facendo da prevista alle aziende e da qui davvero il successo sarà alla portata di tutti. Grazie, allora noi vediamo subito chi si aggiudica la Palma d'Oro dell'imprenditoria di Lecco. Quarta generazione della famiglia Colombo in azienda, un bel applauso. Senta, le fa piacere questo premio, primo nella categoria della sua provincia? Beh, tutto un grazie sicuramente alla giuria, grazie agli amici che sono presenti, che conosco da diverso tempo. Beh, voglio dire, sicuramente essere, voglio dire, un'impresa che viene premiata in questa meravigliosa organizzazione, sicuramente importante. Noi siamo la quinta generazione, perché siamo nati nel 1905, io ne dimostro di meno di anni, di la verità, però stiamo facendo veramente cose interessanti, puntando sui giovani. Ecco, ma una grande azienda come la vostra guarda ancora alla dimensione locale, al territorio? Assolutamente, noi siamo orgogliosi di essere di Lecco e riteniamo, voglio dire, che sono delle radici fondamentali, partire per capire da Lecco, che ritengo, voglio dire, che la grande Brianza tocca Lecco come Monza e tutti, è sicuramente una base fondamentale, è un trampolino di lancio sicuramente per andare avanti. Grazie a Luigi Colombo, vi invito a venire qui al centro del palco. Chiaramente il best to come. Allora, dopo Lecco non vorremmo ovviamente dimenticare Como, i due rami del lago che si sposano e portano i rigogliosi frutti in termini di impresa. Ci piace mischiare le carte, dunque facciamo premiare questa categoria da un monzese doc. Quindi chiamo qui con me Giuseppe Meregaldi, vicepresidente della Camera di Commercio e presidente dell'Unione Commercianti di Monza. Senta, signor Meregaldi, le piace questo inedito gemellaggio Monza-Como e perché no anche Lecco? Mi piace moltissimo. Purtroppo ho delle note scritte, non sono uso leggere e quindi magari mi legherò un po' la lingua. Ma mi tocca leggere una cosa, perché la Camera di Commercio di Monza e Brianza ha iniziato un percorso e direi che abbiamo avuto la primogenitura per avvicinare Como e Lecco, quindi le tre camere di commercio e anche le tre amministrazioni provinciali, per puntare molto sul turismo della nostra regione, sul marketing territoriale delle nostre imprese. Il perché di quest'unione? La Brianza a noi monzesi ci piace considerarla nostra e che Monza ne sia la capitale. Ed è Fritz. Siamo allora subito sul palco dietro piccolo manager di Fritz. Buonasera, senta, la sua azienda sta vivendo un momento di grande
abbiamo avuto la fortuna di esportare un prodotto che era molto semplice, molto basico, la valigia l'abbiamo trasformato in un oggetto un po' alla moda e questo ci ha premiato, grazie anche perché abbiamo venduto anche l'immagine della Ducomo, della moda italiana e gli ha fatto diventare un po' un oggetto semplice, come un accessorio di moda, tra virgolette, perché non è proprio. Ecco, ma so che lei in realtà abita a pochi passi da qui. Ecco, Masco mascherato da Monzese oppure viceversa? Il problema è che per i monzesi sono un comasco, per i comaschi sono un monzese, cioè non sono niente, sono io. Un grosso applauso a Pietro Frigola, che dovrà mettersi qui al centro del palco per ricevere la sua premiazione. Io intanto invito per cortesia i signori a fondo sala a fare un pochino più di silenzio, perché qui sennò siamo quasi verso la fine, insomma, di questa nostra serata di premiazioni. Ci sono ancora pochi premi da consegnare, però per ora scopriamo chi partendo dalla Brianza ha fatto strada, ma davvero tanta strada, e lo facciamo con Alessandro Brunello, partner di ICMS. Buonasera a tutti. Buonasera. Senta, come nasce ICMS e cosa fa per le aziende? ICMS non è un'azienda della Brianza. ICMS, come tradisce anche il mio accento, è del Nord-Est. È una società di Treviso, è nata in quell'area, in quel territorio, ed è un'azienda specializzata nella consulenza e nell'implementazione di soluzioni informatiche basate su prodotti leader, in particolare basati sui prodotti del colosso mondiale SAP. E siamo venuti a Vimercate in Brianza perché abbiamo trovato in questo territorio grandi similitudini imprenditoriali di aziende, di modalità con cui le aziende si organizzano e si propongono all'estero. Abbiamo trovato molte similitudini rispetto alle aziende che invece conosciamo molto bene del Nord-Est e che hanno anche contribuito al nostro successo. Ecco, dunque la vostra proposta si rivolge a un'ampia utenza. Quali sono, sulla base della sua esperienza, le aziende che stanno reagendo meglio alla crisi? Ci sono studi molto più autorevoli di quello che posso dire io, che sanciscono un po' questa cosa, però l'abbiamo anche sentito dalle precedenti presentazioni. Sicuramente oggi, con le difficoltà di mercato che ci sono, soprattutto sul mercato interno, sono proprio le aziende che si sono rivolte all'estero e che hanno avuto il coraggio e la determinazione di fare questo importante passaggio che oggi sono quelle che riescono ancora a dimostrare e a portare valore e a crescere. E quale può essere quindi il contributo di ICMS in questo senso? La suite di prodotti che noi implementiamo presso le aziende è per definizione è la suite di prodotti che maggiormente copre questo tipo di problematiche. Il progetto di implementazione all'estero parte dall'implementazione in Italia per le nostre aziende e si espande presso le filiali e presso i plant produttivi che le aziende realizzano nel mondo. Seguire il progetto di implementazione del sistema informativo dall'Italia verso l'estero è quello che noi aiutiamo a fare con i prodotti e soprattutto attraverso una rete di imprese a cui noi apparteniamo. È una forma cooperativa internazionale che si chiama United Bus e che raggruppa in tutto il mondo partner di SAP come noi, che quindi contribuiscono all'implementazione localizzata. Grazie ad Alessandro Brunello che rimane con me, perché andiamo subito a vedere chi è il vincitore per la categoria internalizzazione. Mi sembra di averla già vista prima, ma da premiatore a premiato, ci racconti cosa ha convinto i giurati a premiarvi per la vostra capacità di internalizzazione? Diciamo che noi internazionalizzazione lo dice la parola stessa, vuol dire essere per il mondo sostanzialmente. Noi abbiamo iniziato a esserlo negli anni 60, non ultimamente. E abbiamo impostato quello che era la nostra attività cercando di sviluppare
più possibile nell'ambito di Comondo quello che era la nostra presenza. L'abbiamo fatto tenendo presente sempre di essere presenti sul territorio, perché l'abbiamo voluto e continuiamo a volerlo nonostante tutte le difficoltà che esistono in questo mondo. Ci riusciamo, grazie a Dio, e questo ci permette logicamente di aspirare sempre di più a diventare internazionali. Internazionalizzazione vuol dire essere, come dicevo prima, in giro per il mondo, vuol dire coprire dagli Stati Uniti, arrivare diciamo all'America del Sud, arrivare alla Cina, arrivare all'India, tutti questi paesi. Noi l'abbiamo fatto, continuiamo a farlo, anche perché la nostra aspirazione è quella di continuare a crescere. Grazie, grazie Ennio Fontana. E un grande applauso per la grande impresa. Siamo anzi l'ultima categoria, giustamente, perché poi il prossimo premio è quello del Best Brianza, per cui siamo appunto all'ultima categoria, è una delle più importanti. Chissà se sarete d'accordo con le votazioni dei giurati. Ogni anno la redazione riceve moltissimi commenti dopo le premiazioni, per cui ovviamente non mancate di farci avere anche i vostri. Allora è il momento della categoria grande impresa, e in un territorio in cui le piccole e medie imprese sono tantissime, anche la scelta ovviamente fra le grandi non è certo facile. Invito subito qui con me sul palco Dario Allevi, presidente della provincia di Monza Brianza. Buonasera a tutti. Bene, Presidente, ha visto comunque che platea felicissima di essere qui anche alle 10 di sera. So che lei è amico di molti in sala, che cosa augura a questi imprenditori? Chiaramente scherzavo, devo ringraziare Pietro Fortunato, Labrand Communication, tutti i suoi collaboratori, perché è una serata straordinaria che tocca tutti le grandi eccellenze della provincia di Monza e della Brianza e delle altre Brianze, per cui io con tanti di loro sono amico, li conosco le loro storie, e devo dire che ho apprezzato sempre di più e ho scoperto sempre di più il perché questo territorio è ormai da tanti decenni la locomotiva economica non solo del nostro paese, ma direi di tutto il vecchio continente. Sono le loro storie quelle che veramente hanno fatto grande, grandissimo questo paese, che io nel mio piccolo mi permetto di amministrare. Ma amministrare un territorio con queste persone mi crede un grande onore. Allora l'applauso non è solo per Dario Allevi, ma anche per tutti voi. E adesso, altro indugio, andiamo subito a passare alla premiazione per quanto riguarda la categoria grande impresa. Ciao, mi dice un fratello di Beretta. Buonasera, evidentemente non sono Vittorio Beretta. Questa è veramente una sorpresa per noi, tanto è vero che il signor Beretta, avendo un impegno in contemporanea, ha fatto un blitz per una premiazione, non pensava di essere premiato una seconda volta. Quindi sicuramente domani gli trasmetterò il tutto. Mi sento però autorizzato a ritirare questo premio perché sono 24 anni che sono in Beretta, e quindi almeno l'anzianità fa grado, e quindi l'accetto volentieri. La ringrazio, sì, in effetti grande impresa, perché ormai Beretta fattura 700 milioni di euro, occupa 1200 dipendenti come sono un ufficio, altri 400 come piatti pronti, quindi effettivamente è una grande azienda che è cresciuta molto velocemente in questi anni. Come diceva il signor Beretta, esportava 60 paesi, la dimensione è grande, e io sono entrato 24 anni fa. Devo dire che in 24 anni è sempre cresciuta anno dopo l'altro, non c'è un anno in cui non c'è stato almeno un piccolo incremento, sia di dipendenti che di fatturato. Allora, un grosso ringraziamento ancora anche a Vittorio Beretta. Grazie. Grazie a tutta la Fratelli. Tra poco scopriremo chi è il Best to Brianza 2012, l'azienda in assoluto più votata da tutte le 150 aziende e persone in gara. Io chiamo nuovamente vicino a me Aldo Varenna, Pride
private banker di Edmond De Rothschild. Eccolo qua. Ben ritrovato Aldo, senta, è emozionato, e cosa ne dice delle aziende vincitrici di questa sera? Ma sicuramente, come diceva Pietro, è la terza edizione di questo premio, e ritengo che sia una edizione particolarmente importante e sentita per quello che ci siamo detti in questa serata. Qui c'è un esempio positivo di tanti amici, conoscenti, imprenditori che hanno voglia di fare, di crescere e di combattere sul mercato. Rete d'impresa è stato un messaggio che ho aperto alla mia relazione e più volte è stato ricordato. Rete d'impresa quindi vuol dire guardare al futuro e avere sicuramente degli occhi positivi, perché il mondo non finisce domani, le difficoltà ci saranno sempre. Io ritengo che ogni difficoltà crei un'opportunità per tutti noi. Grazie. E allora, dottor Valenna, direi che è decisamente venuto il momento. Rullo di tamburi, signore e signori, perché l'azienda vincitrice del Best Brianza 2012 partner Aldo Valenna è Genco. E allora io invito a tornare con noi sul palco Michele Sarabia, presidente di Genco. Commenta questa premiazione, questa vittoria? Cosa posso commentare? Penso che Bufela era molto buono. Vi ringrazio veramente tanto ancora, però soprattutto se posso ringraziare i miei compagni di viaggio che sono i miei colleghi seduti là. Un grosso applauso. Mia famiglia e tutto il resto, tutti gli amici e compagnia bella, però vorrei dedicare questo premio, se posso, a tutti quegli imprenditori che invece non ce l'hanno fatta. Perché, guardate, tutti sapete, penso molti di voi che siete nell'industria, che nel 2009-2008 sono stati anni terribili. Molti abbiamo avuto coraggio di affrontare le nostre paure e abbiamo investito tantissimo. Molti hanno fatto questo, ma non tutti sono riusciti. Io direi dedichiamo a loro questo applauso, non a noi, a miei compagni e a loro. Grazie. Un grosso applauso, un applauso. Ovviamente adesso invito nuovamente il presidente. Quindi per la prima